Aspetta, ho sentito dei nomi straordinari, Marzia, Dario, ad esempio questa coppia che sta mangiando, scusa se ti interrompo. Ma non ci sono più neanche milanesi però. Eh? Non ci sono più neanche milanesi ormai. Adesso arrivo, aspetta, fatti i cazzi tuoi, come ti chiami? Cioè, lo devo fare io lo spettacolo, eh? No, vedi, è un pubblico incredibile, gli dai un dito, avete notato, gli dai un dito ti prendono linguine. Bianchessi parlava del boxer e quella, faccelo vedere. Cazzo, ti sto attento come parli qua. Come ti chiami, visto che Paolo. Sei... Paolo, che meraviglia. La signorina? Anna, avete sentito? Ho quattro nomi che ti fanno sentire in Italia. Marzia, Dario, Paolo e Anna. Perché dico questo? Adesso c'è l'esterofilia, sembra di vivere all'estero. Nascono i bambini, tutti i nomi stranieri, la mattina vai al parco. Sciura, che bel bimbo, ma quanto tempo ha? 3 mesi, ma come l'ha chiamato? Kevin, ti spaventi, sei una femminuccia. Sharon, che già scavalla le gambe e ti fa vedere il pallonino. Basic Instinct, è cambiato tutto. E gli animali, cara Marzia, ti ricordi quando eravamo ragazzini, quanto era più bello? Gli animali, Dario, bell'uomo. Gli animali 30 anni fa avevano i nomi d'animali. Tu avevi un cane, un gatto, pallina, punto, virgola, Pluto, Birillo, Bobby, Dick, briciola. Adesso gli animali hanno i nomi dei cristiani, se non capisci più niente. Ho una coppia di amici, ve lo giuro, hanno 2 gatti, Dario e Fabio. Il padrone si chiama Icio. Come cazzo fai? Sono entrati in casa, fermi, sono entrati in casa, Icio, gli ho dato i friskies al padrone, il gatto, ma graffiato, e ha ragione. Anche i nonni sono cambiati. Vi ricordate che quando noi eravamo ragazzini il nonno lo vedevi già vecchio? Adesso il nonno è figo, multimediale, viaggia col cellulare, 80 anni. E qual è il cellulare del nonno di 80 anni? Quello che gli regala il figlio quando lo cambia. Siamo bastardi, perché finché funziona, dici, ma cazzo, funziona, lo regala al papà. Chiami il nonno, nonno, vieni! Arriva il nonno casato, sa che? Ti regalo il cellulare, il nonno, ma che bello, che lo ancami! Glielo fai vedere, fa, ma le minga grosse. Fai tu dai, c'hai le dita grosse, ci vedi poco, va bene per te, poi il nonno tocca, fa. Ma se lei che la roba chi che la va a sfeggiò? E una volta c'era anche l'antenna. E il nonno, ma sì, che vuol capescare, vada via, ciao. E la cosa bella è spiegargli al nonno come funziona. Gli dici, fai i numeri, schiacci il verde che chiama, il rosso che stacca, basta. Poi il nonno si casa, fa, ma se voglio mandare gli MS? Lascia stare, non far casino, usalo così. Fermata dell'autobus, scena vera, nonno col cellulare al seguito. Aspettava la telefonata. E qual è la caratteristica del nonno di 80 anni? Che andando su con l'età mi diventa un po' sordo, mi tiene il volume dell'ascolto talmente alto che tu che sei di fianco hai il nonno in viva voce. Io ho sentito la telefonata, giuro, da cabaret, infatti ve la sto raccontando. Squilla, a parte che partiva la musica, il nonno ballava, ha perso 3 tram. Dopo un quarto d'ora il signore gli fa, ma che è il suo? Fa, cazzo, è il me, la tira fuori. Parlava da solo, quello verde, pa. Poi urlava, pronto, da Milano a Gallarate, l'ha sentito. E il nipote dall'altra parte, ciao nonno, sono il Marco. E il nonno, vacca bestia, te veretti da ne. E il nipote, no nonno, te l'ho ciulati a casa, non ti preoccupare. Cos'hai bisogno? Un piacere grosso. Nonno, ti prego, qui arriva il bello. Fa, tu adesso vai a casa, nonno, mi raccomando, accendi il computer, accendi la radio. Alle 3 in punto Radio DJ da una canzone della Madonna, la sto seguendo da tempo. Tu registrala in MP3, poi rippala, zippala e mandamela in attachment. Nonno, se te la mando da via al culo va bene lo stesso, ha messo giù il cellulare. Ma che gli vuoi dire? Dai, grazie.